Benvenuti a Di Sabato, tutti in fila come i salsiccioli qui nel mercato del campo, tutti in fila come i salsiccioli si dimettono i consiglieri di amministrazione di SEI Toscana, il gestore dei rifiuti, dei nostri rifiuti, al centro dell'inchiesta della magistratura sulla gara truccata. Lo fanno, guardate la coincidenza, subito dopo l'annuncio del sindaco di Arezzo, che è il presidente del lato Toscana Sud, di chiedere il commissariamento della stessa SEI Toscana. Subito dopo si dimettono i consiglieri di amministrazione. Ne parleremo con il consigliere comunale Ernesto Campanini, che ci racconterà questo consiglio comunale aperto a Sovicille, in cui con trasparenza a Sovicille, a Siena ancora no, si è parlato di questo scandalo. Parleremo anche di una cosa triste, si mettono gli alberi di Natale, si mettono i lustrini per il Natale in via Montanini, anche con impegno dei commercianti, e arrivano subito vandali e piccoli ladruncoli. È una cosa di cui si occuperà Simona Sassetti nella sua inchiesta, è una cosa che stona molto con la classifica della qualità della vita, dove ci siamo piazzati al quinto posto. Beh, noi dentro questa classifica ci siamo voluti entrare e abbiamo notato non poche contraddizioni, ne parleremo e poi parleremo ovviamente del Monte dei Paschi. È stato raggiunto l'obiettivo previsto, del tutto previsto, di 1 miliardo di conversione da obbligazioni in azione, era il lancio, diciamo, del Monte dei Paschi per l'operazione aumento di capitale, e sempre di più si vocifera di 750 milioni pronti dal fondo del Qatar per l'operazione di aumento di capitale. Lunedì ne sapremo di più ed è probabile che forse la conversione di quest'altra data notizia venerdì nei suoi risultati sarà puntualizzata meglio lunedì, e forse saranno anche più di 1 miliardo le conversioni effettuate. E allora cominciamo il Monte dei Paschi, Alessandro Lorenzini. La prima pallina è andata in buca. Dalla conversione dei bond subordinati in azioni, Monte dei Paschi di Siena porterà a casa almeno uno dei 5 miliardi necessari per l'operazione di salvataggio. Il dato, ancora provvisorio, è stato diffuso poche ore dopo la chiusura del periodo di adesione volontaria. Nei giorni scorsi la banca aveva fatto sapere che le stime indicavano in 1 miliardo e 57 milioni di euro l'esito dell'operazione, anche se non è un segreto che i vertici di Siena si erano posti l'obiettivo di raccogliere 1 miliardo e mezzo. Il risultato definitivo si saprà lunedì, quando la banca avrà a disposizione i dati della conversione dei bond in mano sia alla clientela istituzionale sia a quella retail. Siena spera di non allontanarsi troppo dal target. In linea di massima, l'operazione di salvataggio prevede che un altro miliardo, 1,5 miliardi, arrivi da uno o più investitori che intendano entrare con una quota di peso nel capitale di Siena, il cosiddetto Anchor Invest. Il terzo tassello, che vale 2 miliardi di euro, sarà l'aumento di capitale da lanciare la prossima settimana per poter chiudere entro Natale. Nei giorni scorsi la banca ha fatto sapere che il fallimento di anche uno solo dei tre passaggi comporterebbe il flop dell'operazione. Il primo ostacolo è stato superato, ma restano ancora delle incognite. La prima e più grossa è la reazione dei mercati all'esito del referendum costituzionale. Nel caso in cui il voto provochi un terremoto sulle borse, ogni sforzo senese potrebbe essere vanificato. Gli investitori potrebbero tirarsi indietro, così come le banche del consorzio di garanzia, che potrebbero non firmare l'impegno ad accollarsi la parte di aumento di capitale non assorbita dal mercato. Insomma, gli aspetti del bail-in e di un intervento dello Stato non possono dirsi ancora scongiurati. Per quel che riguarda gli investitori, voci insistenti parlano di contatti avanzati con il Fondo Sovrano del Qatar, intenzionato a mettere sul piatto 1 miliardo di euro. La firma di un impegno più concreto non dovrebbe essere lontana, ma la logica suggerisce che a questo punto anche gli Emirati aspetteranno il dopo referendum, anche se la loro decisione non pare strettamente vincolata al risultato. I fondi Soros, PIMCO e Paulson, che stanno valutando investimenti fra i 100 e i 300 milioni di euro, sono invece molto più sensibili alle scosse dei mercati. Per lunedì Monte Paschi ha in programma una serie di riunioni tecniche con le banche del consorzio, guidato da JP Morgan e Mediobanca, e con gli investitori per valutare il post-voto e tutto quello che ne consegue su fattibilità, modalità e tempi dell'aumento di capitale. Sarà poi un CDA in programma martedì a Siena a stabilire se e come si farà l'aumento di capitale. Nel frattempo il titolo è stato volatile in borsa, con una perdita inizio settimana e un recupero parziale nelle ultime ore prima della chiusura. Bene, così Alessandro Lorenzini sul Monte. Noi adesso entriamo, ci siamo divertiti un po', siamo entrati dentro questa classifica della qualità della vita.
insomma, di contraddizioni ne abbiamo trovate diverse. Le classifiche sulla qualità della vita o si prendono come un giochetto di fine anno oppure si prova a scrutare dentro gli indicatori che vengono utilizzati. Consapevoli che la realtà è altro e che oltretutto ognuno la realtà in cui vive la percepisce come gli pare o va a cercare la propria oasi affatto disposto ad omologarsi alle classifiche fatte da altri, siano pure Italia Oggi o l'Università La Sapienza di Roma, che pure mettendosi insieme hanno assegnato il quinto posto alla provincia di Siena. Attenzione, trattasi di provincia e non solo di città capoluogo, di una provincia dove spiccano luoghi come Montalcino, Pienza, San Gimignano, le Terre del Chianti. Mai essere troppo sienocentrici e mai dimenticarlo prima di addentrarsi dentro le classifiche di tappa che riguardano i singoli macro settori, a sua volta suddivisi in ben 84 indicatori parziali che hanno formato la classifica generale. Da tutto questo emerge una provincia di Siena che sta molto meglio di tutte le province toscane, quinta, mentre Grosseto è trentesima, Arezzo 41esima, Pistoia 42esima, Pisa 45esima, Firenze addirittura 48esima, Prato addirittura 68esima. Una graduatoria che risponde alla realtà? Dipende, e dipende dal riscontro dei valori individuali, insomma, dalle preferenze di ognuno. Davanti a Siena, per esempio, al quarto posto c'è Pordenone. Ma ci andreste mai a vivere a Pordenone invece che a Siena? Proviamo ad addentrarci comunque dentro le classifiche di settore che poi hanno determinato il quinto posto. A seconda dei risultati sulle graduatorie, su affari e lavoro, ambiente, criminalità, disagio sociale, popolazione, sistema salute, tenore di vita, servizi finanziari, capiremo qualcosa di più. Ecco, proprio in quest'ultima graduatoria parziale, quella dei servizi finanziari, Siena si piazza al secondo posto nazionale, subito dopo Parma, e questa classifica esce proprio mentre il suo sistema finanziario incentrato sul Monte dei Paschi è alle prese con un tormentato salvataggio. Tra palco e realtà, canterebbe Ligabue. Ancora, Siena si piazza al 51esimo posto della classifica sull'occupazione, peggio, stanno una decina di province del centro-nord e poi la sfilata di tutte quelle del sud. Siamo anche al 47esimo posto per la disoccupazione under 24. Nella realtà va ricordato che ci piazziamo invece al primo posto in Toscana nella classifica dell'utilizzo dei voucher, circa 1 milione in un anno. Anche questo è un indicatore di stabilità finanziaria e di qualità della vita? Ambiente. Siena è 16esima, sempre nel gruppo buono, siamo primi in Italia per l'ampiezza della ZTL, terzi per l'uso del trasporto pubblico. Bene, giusto. Siamo però 63esimi per le aree verdi nel comune capoluogo. La provincia sta un po' meglio, al 47esimo posto. Senza la performance negativa del capoluogo, il piazzamento sarebbe stato migliore. Siamo al 30esimo posto per la criminalità, che saltiamo a piè pari. Se le rapine subite non si denunciano, nelle classifiche dei reati si vola in alto, come se qui fosse ancora il Bengodi. Semmai vengono inseriti anche i dati sui suicidi, secondo le rilevazioni Istat del 2013. E qui qualche contraddizione c'è, visto che nella quinta provincia d'Italia dove si vive meglio, risulta che il suicidio è pratica diffusa con frequenza più alta che in altre 104 province italiane su 110. Nei dati demografici, quanto all'andamento della popolazione, nascite, migrazioni, siamo all'86esimo posto in Italia, ma torniamo a spiccare nel sistema salute. Terzi nel paese, subito dietro a Pisa, con Isernia, che domina al primo posto. Unica nota, i dati delle classifiche rilevate sugli indicatori per il sistema salute risalgono tutti al 2013 e al 2012. Ma ecco il primo posto assoluto, conferma ormai di un trend consolidato. Siena domina nella classifica nazionale del tempo libero e Italia Oggi ci aggiunge insieme anche il turismo. Piazzamenti da podio per le strutture sia del tempo libero che del turismo, giova ricordare che il resort al top per il lusso è nel comune di Casole d'Elsa. Benissimo per la presenza delle associazioni culturali e ricreative. Poi scopri che siamo nell'eccellenza anche per le sale cinematografiche e allora capisci che Poggibonsi e Sinalunga hanno determinato l'Expo in questo settore, forse in modo più significativo del capoluogo. Prima per il tempo libero, la provincia di Siena rimedia invece una figuraccia per il tenore di vita, dove siamo appena 87esimi.
Eppure siamo tra le prime 30 province d'Italia per gli indicatori che riguardano la spesa media pro capite per consumo, tra le prime 12 per l'importo medio delle pensioni, sesti per l'entità dei depositi bancari pro capite. Crolliamo nella classifica del tenore di vita soprattutto perché gli appartamenti sono più cari che in altre 102 province italiane. E qui il capoluogo conta e come. Riassumendo, nelle classifiche d'Italia oggi andiamo male per occupazione, costi delle case e tenore di vita. Però siamo quinti complessivamente per qualità della vita. Misteri delle classifiche di fine anno. Tra palco e realtà. Siamo quelli là, quelli tra palco e realtà. Beh, adesso sentiamo il sindaco Bruno Valentini e anche una vox, diciamo, il parere di alcuni cittadini che abbiamo sentito su questa classifica. Sì, un'indagine statistica seria, io l'ho anche approfondita, dove si vedono le eccellenze della nostra provincia, non riguarda solo Siena, anche se Siena ovviamente capofila di questo movimento di rinascita, di autentica rinascita, perché dopo il disastro del Monte dei Paschi non so quanti avrebbero scommesso sulla capacità di questo territorio di riprendersi e in che modo. Se voi guardate la graduatoria, dall'Emilia in giù Siena emerge con tutta la sua forza, mentre nella zona del nord-est e dell'Emilia appunto ci sono una serie di città e di province che si aiutano l'un l'altra. E abbiamo dei collegamenti che non funzionano. Cioè, pensiamo dove potrebbe arrivare questo territorio anche in aiuto alla Toscana se avessimo ferrovie e strade decenti. Ma noi abbiamo una forza interna che si basa sul nostro associazionismo, sulla capacità delle istituzioni di mettere in atto servizi importanti nel settore della cultura, del turismo, della salute, anche del controllo del territorio sulla sicurezza. Per cui io devo essere grato alla mia gente, alla nostra gente, che non si è data per vinta, non si è messa a piangere e dice a tutta l'Italia, Siena c'è, Siena si riprende e soprattutto recupera posizioni su quello che è stato sempre il nostro brand. Noi non eravamo importanti perché c'era il Monte dei Paschi, ovviamente questo ci dava una grande notorietà, anche un grande potere. Noi siamo importanti perché questo è uno dei posti dove si vive meglio in tutta Italia e noi vogliamo attirare persone, oltre che trattenerle, per venire a investire, vivere e fare turismo da noi. Siena quinta nella qualità della vita, la classifica d'Italia oggi, lei che cosa ne pensa? Ma direi che la sensazione è diversa. Quando si era in alto in classifica era un altro momento, ora mi sembra cambiata tanto la cosa. Quindi lei non crede a queste classifiche? Ci credo quanto ai sondaggi che andavano vincenti Hillary Clinton. Alla fine è venuto fuori che era un'altra cosa, qui è sempre un'altra cosa. Tra le tante vedi che bella città illuminata a giorno. A noi siamo talmente ricchi che la luce ce la danno anche di giorno. La notte le strade sono spente, ma di giorno siamo accesi. È un bel segno di qualità della vita, no? Dunque io mi auguro che questa cosa sia, diciamo così, rispecchi effettivamente la realtà, insomma, ecco. E spero che ci sia anche uno stimolo nel futuro, sempre per andare meglio, perché a tutt'oggi, insomma, tutta questa grandissima positività non è che proprio ce la riscontro un granché, insomma, soprattutto anche nell'opinione delle persone che anche vengono qui chiaramente a consumare la colazione, non c'è tutto questo grandissimo ottimismo di cui si parla, insomma. Però mi auguro che questo sia una buona, diciamo così, propedeutica a una buona riuscita per questo quinto posto, è sempre meglio. Io credo che probabilmente la qualità della vita a Siena si è mantenuta su certi livelli degli anni passati, però forse sono altre città che erano avanti a Siena e la qualità della vita è peggiorata, insomma. Io mi sono un po' stupito quando ho visto il risultato, mi sono stupito soprattutto dei criteri di valutazione, perché non mi sembrano adeguati alla situazione che stiamo vivendo in questo momento in città. Cioè non riesco a essere così sereno nel girare per le strade e vedere attività che chiudono e situazioni sempre più difficili. Quindi è una statistica secondo me un po' falsata e da rivedere sicuramente. Carmine Diurno, dirigente della Confesercenti, lo possiamo dire che sei un po', insomma, quello che poi mette insieme tutto questo, cioè il mercato nel campo a Siena che continua anche domani. Sì, grazie Daniele, è un'esperienza sempre nuova perché anche quest'anno abbiamo circa una quarantina di produttori e di espositori nuovi
È un lavoro che dura di anno in anno con tutte le associazioni di categorie. Fin dal primo anno sono stato chiamato a coordinarlo con altri soggetti, perché da solo non si fa nulla, insomma. Ecco. Che cos'ha di diverso il mercato nel campo rispetto a tante altre iniziative in tutta la Toscana, al di là, oltre a Piazza del Campo, insomma? Allora, il mercato nel campo non è un mercato di Natale, benché cada nel periodo natalizio. Non è il tipico mercato di prodotti tipici bastasia, no? C'è una selezione di prodotti del nostro territorio, dai vini, quest'anno nel Endrone per i senesi c'è il festeggiamento del 300° anniversario del Consorzio del Chianti, vino, salumi, formaggi, questi sono i connotati del nostro territorio. Quest'anno mercato nel campo, che è un mercato che noi vorremmo fosse storico, è dedicato a un prodotto storico delle terre di Siena, che sono i dolci senesi. Grazie a Carmine Diurno. Grazie. Grazie a voi. Bene, allora noi dal vino di cui ha parlato Carmine Diurno come elemento di questo mercato nel campo andiamo all'acqua, anzi andiamo sott'acqua, come è andata la maggioranza in una delibera proprio sull'acqua. Vediamo. La maggioranza di centrosinistra va sott'acqua. Alcuni segnali c'erano già stati sulla questione Fondazione Monte dei Paschi, in particolare sul ruolo di Marcello Claric. Quando parte della maggioranza in consiglio comunale, cioè Senattiva, aveva promosso e firmato un documento assieme a parte dell'opposizione. Poi martedì scorso, nell'ultimo consiglio, la maggioranza di centrosinistra è finita in minoranza su un documento riguardante l'acqua pubblica che la stessa Senattiva ha firmato con l'opposizione. Su una mozione presentata in consiglio, infatti, il PD è rimasto con i riformisti, Senattiva si è schierata con l'opposizione. Era una mozione per l'estensione di sgravi e rimborsi economici sulle tariffe del servizio idrico nei confronti delle utenze deboli e dei lavoratori in situazioni di difficoltà. Il documento ha recepito l'approvazione di due ordini del giorno e un emendamento. Al di là della tematica, senz'altro importante, c'è ovviamente anche un segnale politico che è stato dato. Senattiva da una parte vuole ribadire la sua importanza, anche numerica, nella maggioranza e dall'altra vuole in qualche modo smarcarsi dal Partito Democratico e dare dunque una propria impronta. Il coordinatore Francesco Fasano ha ribadito in settimana la lealtà dei consiglieri a Bruno Valentini, ma anche che il sostegno ci sarà, aperte virgolette, fino a quando ci saranno le condizioni, chiuse virgolette. Tradotto dal politichese, Senattiva vuole contare un po' di più in maggioranza. La capogruppo del Partito Democratico, Carolina Persi, ha lanciato subito un missile. Pensano alla campagna elettorale, ha detto, più che a amministrare. Ci vediamo alla prossima puntata. Bene, siamo con Enrico Tucci. Quando abbiamo consigliere comunale, però già quando consigliere comunale. Ecco, perché quando l'abbiamo invitato non sapevamo che cosa aveva deciso. E che cosa hai deciso? Ho deciso di rassegnare le dimissioni al Consiglio Comunale, le ho rassegnate in data 1 dicembre, che a Siena è sempre una data importante e simbolica. Sono al protocollo e quindi la mia esperienza politica come consigliere comunale a Siena termina sicuramente qui. Non ho intenzione di ripropormi nell'agone elettorale, la politica è sempre una grande passione. Quindi continuerò a fare politica, ma in altro modo, non direttamente, anche perché ho fatto due mandati, l'età è quella che è, anche se sono molto giovanile, e quindi bisogna ridimensionarsi. Ho anche un impegno professionale molto cresciuto dopo l'accorpamento delle tre USD, che mi porta a vagare fra Grosseto, Arezzo e Montevarchi, per cui mi sento più utile come medico per la comunità che come consigliere comunale, sono sincero. Quindi politica addio davvero? Politica politicante sì, sicuramente, anche perché credo sia allora che si facciano sotto nuove leve, non si può continuare così. Io credo ci voglia un ricambio completo della classe dirigente, nel 2013 mi sono presentato per questo, ma anche dell'opposizione, perché come dire, due cose si tengono, gli oppositori a vita e i governanti a vita fanno una miscela che non fa andare avanti la città, questo è poco ma sicuro. No, anche perché io ho avuto l'impressione, l'ho anche detto, lo dico più volte, lo ridico, che nelle file dell'opposizione si sia più attenti a mantenere le proprie posizioni per avere comunque il seggio in consiglio comunale che a giocare tutti insieme per vincere. Sì, ma anche perché poi se si vince c'è uno che vince di più, che è il sindaco, e gli altri per forza vengono, come dire,
Anche perché la vita del consigliere di maggioranza, lo sapete, non è poi divertentissima. Tocca alzare la manina e dire sempre di sì. Esatto. Mentre il consigliere opposizione deve studiare di più sicuramente e ha più occasioni, forse personali, per mettersi in mostra e aumentare la sua visibilità e notorietà. Quindi ci sono tanti personaggi che preferiscono questo ruolo, secondo me, a quello di fare squadra per vincere. Ma è nella natura umana. Soltanto che Siena aveva bisogno di ben altro. Ecco, hai detto che i consiglieri di maggioranza alzano la manina e dicono sempre sì, però sull'acqua sono andati sott'acqua, non hanno detto sempre sì una parte della maggioranza, dico Siena cambia, no? Che sì, ne... tanto per ecco. Siena cambia che poi si allarga Siena attiva. Ecco. Infatti la goccia che mi ha fatto traboccare il vaso di una decisione che però avevo già presa e comunicata già ai miei sostenitori più vicini è stata anche quella della curiosa circostanza per cui prendere una posizione con Siena attiva contro il presidente della Fondazione Klarisch è cosa cattiva e fai parte del groviglio, mentre votare insieme a Siena attiva in consiglio comunale per la mozione dell'acqua, di cui io sono un firmatario, non ero lì per impegni professionali purtroppo, è invece cosa ottima. Allora c'è una certa schizofrenia oppure c'è qualche pensiero dietro diverso. Eh beh, questo è interessante, ora interessante, sempre. Sentiremo dopo anche Marco Valoni. Anche perché anche se non faccio politica più, sono un acuto osservatore. Un acuto osservatore. Senti, è da acuto osservatore questa proliferazione di associazioni, di circoli civico-politici in vista del 2018? Sì. 2018, allora. Che ne pensi? Che penso che l'abbiamo già visto, ogni 5 anni lo riviviamo, quindi non mi sembra una novità. Ognuno cerca di riposizionarsi per tagliarsi la sua fettina di importanza, sia che vinca sia che si perda. È normale e credo che se andiamo avanti con questa logica la città diventa quello che già è, un bel paesone sommerso dai turisti Venezia-like, dove i nostri figli faranno il ristoratore, il cameriere, il pizzattaglio e altre amenità e altri invece saranno costretti ad andare a fare classe dirigente da altre parti, come succede a molti già di noi. È così, ultima considerazione politica di giudizio sull'operato del sindaco Bruno Valentini che ha voglia di ricandidarsi. Sì, io l'ho detto più volte al Consiglio Comunale degli Alpi, Valentini governa Siena come se fosse una Monteriggioni più grande. E purtroppo per lui non è così, ma purtroppo per noi non è così. Siena è altro. La mia azione politica è stata finalizzata a due punti, Santa Maria della Scala e Sanità. Perché? Sono un medico e mi intendo di sanità pubblica molto e coltivo interessi culturali che mi hanno fatto a suo tempo entrare nella Commissione Cultura come vicepresidente, lavorare moltissimo insieme al presidente e tutta la commissione per Santa Maria della Scala per arrivare a un risultato ridicolo, ovvero la premessa di tutto il lavoro era Santa Maria della Scala non deve essere più un ufficio del comune. La conclusione di Valentina e la sua giunta, Santa Maria della Scala è un ufficio del comune. Quindi, che capisci, il mio giudizio su Valentino e la sua giunta è ordinaria amministrazione per una città che va bene. Questa è una città che va male, non ci vuole ordinaria amministrazione, ma ci vuole ben altro. E Valentino onestamente non è in grado di fare altro, ha ridotto un pochino il debito, ne va dato merito, ma non così tanto come lui si gloria, l'ha ridotto di un terzo, lo sappiamo tutti, l'ha anche detto. Per cui ha fatto il ragioniere e qui ci voleva un grande architetto, magari senza grembiulino. Grazie Enrico Ducci e buona nuova vita, non più da consigliere comunale. Grazie a voi. Adesso il commento di Senio Sensi. E tranquilli, buonasera, non entrerò nelle scelte per il referendum, siamo in silenzio. È stata una trenata di 7-8 mesi per giungere a sintesi domani, dove si è sentito e letto di tutto, spropositi e bugie di ogni genere e anche la parola proveniente dall'estero è stata strumentalizzata a comodo delle due parti contendenti. E come tanti altri sono abbastanza curioso e ovviamente interessato all'esito, semmai ne parliamo a cose fatte. Veniamo al tema di oggi, sono le graduatorie che molti giornali pubblicano a fine anno sulla qualità della vita delle province italiane. Premessa, o ci crediamo sempre o non ci crediamo mai. I nostri soliti tafazziani le criticano quando siamo ben messi e le esaltano quando facciamo passi indietro. Personalmente ci credo poco perché i parametri sono spesso poco numerosi e non sempre attinenti. Manca la completezza
e la scientificità anche della ricerca, non ci sono garanzie, ma la domanda è perché dovrebbero favorire o sfavorire la nostra o un'altra provincia? Non vedo la risposta. Allora, secondo la citata fonte, Siena, prima in Toscana, passa dall'11° al 5° posto. Primeggiamo sugli sportelli bancari, sorrido amaro, presto caleremo e di parecchio. Sull'ambiente, ecco qui vorrei capire quali sono stati i dati e come sono stati presi, ma le statistiche tacciono. Premiati per la vastità della ZTL, nei primi 3 posti per la sanità, sì, alcuni reparti sono al top e altri un po' meno, come si è indagato, sarei curioso di saperlo. Siamo primi per offerta turistica, anche riferita alle nostre bellezze naturali, artistiche e enogastronomiche, e secondi per la quantità delle associazioni culturali e ricreative. Chissà se ci hanno messo dentro anche le contrade o magari il volontariato. Se così fosse saremmo al primo posto assoluto. Insomma, la sintesi di queste posizioni ci colloca per il 2016 nei primissimi posti. Come sappiamo, il tallone d'Achille della nostra regione, come altre purtroppo, è la criminalità. Non ci si crede, ma anche in questa classifica primeggiamo. No, avete capito male, non perché sono tanti i crimini commessi in Siena e provincia, ma perché rispetto al resto della Toscana i fatti della specie sarebbero, in base agli abitanti, percentualmente inferiori da noi che altrove. E qui qualche dubbio mi sorge sui criteri di rilevazione. Negli ultimi tempi non ci siamo fatti mancare niente in materia. Stupri o tentati stupri, violenze, specie notturne, furti e raggiri di ogni genere, truffe alle persone più deboli, borseggi e scassi in case e negozi. A me sembra un'escalation, però ci dicono che è solo percezioni. Ma quando siamo in tanti a percepire, vuol dire che i fatti sono accaduti e non gonfiati dalla nostra fantasia. L'emarginazione e le vecchie e nuove povertà, la mancanza di lavoro hanno fatto crescere a dismisura gli eventi delittuosi. Non siamo ad invocare l'esercito come a Milano o a Napoli, ma il trend è pericoloso. Eppure in presenza di qualche segnale positivo, l'arrivo di 70 telecamere di controllo, maggiore presenza delle forze dell'ordine, collaborazione dei cittadini, la cosa preoccupa. A mio avviso questo è un punto debole e non una virtù. In conclusione, diamo sempre il peso che meritano a certe classifiche, ma valorizziamo magari l'esito sull'opinione pubblica. Forse la pubblicità che ne deriva, in questo caso, favorisce il turismo e l'arrivo di studenti per le due nostre università. Bene, ma non ci illudiamo oggi e, per i tafazziani, non godete domani in caso si passi indietro nella graduatoria. Insomma, viviamo la realtà nel bene e nel male. Se volete ci vediamo la settimana prossima. Bene, eccoci qui con l'ospite qui al tavolo del Bicelli. Ringrazio Marco Falorni, consigliere comunale di opposizione. Opposizione, siete diventati almeno su una delibera la maggioranza, o sbaglio? Raccontiamola questa vicenda. Sì, è stata una soddisfazione quasi fisica, direi. Ecco, proprio. Non c'era abituato, quindi mi ha particolarmente eccitato. Ecco, anche se so bene che conta assai poco, però politicamente conta molto, cioè il PD per una volta si è accomodato in minoranza e questa è la notizia, cioè questo bisognerebbe trasformare in un fatto normale in questa città, cioè, che il PD possa e a mio avviso debba essere minoranza. Naturalmente qui si parlava di una mozione, neanche una delibera, quindi una mozione è una, come dire, una dichiarazione di intenti sul piano politico. Beh, sull'acqua però sull'acqua ha un significato importante. No, che c'è anche una cosa, primi quante gratuiti, c'è una parte gratuita, no? Per sì, c'è una franchigia per le utenze deboli, diciamo, esatto, così. Però ecco, l'iniziativa è stata di tutte le minoranze che avevano firmato al completo questa mozione.
Diciamo che Siena Cambia è stata abile ad inserirsi in questo discorso e sarebbe stato difficile sostenere la contrarietà, chiedendo ed ottenendo da tutti noi proponenti un piccolo emendamento, e così diciamo abbiamo fatto maggioranza. Mi permetto anche di criticare sul piano strettamente politico, in questo caso non c'entra la contrapposizione, l'operato del PD, che poteva fare altrettanto, cioè poteva chiedere e probabilmente ottenere a sua volta un emendamento e si votava la mozione tutti insieme. Forse da un punto di vista istituzionale sarebbe stato anche più bello, più significativo. Anche su Claric era meglio essere siccome, tutti insieme, punto interrogativo la settimana prima. Ora ci arrivo. Siccome il PD ha voluto fare il solito muro contro muro, stavolta ci si è schiantato nel muro. Bene, così, andiamo avanti. Era bello fosse rimasto solo anche su Claric. Dunque, questo è un discorso che va un pochino più precisato. Siena Cambia non si può lavare la coscienza con un comunicatino abbastanza sacrosanto sul presidente della... di critica al presidente della fondazione. È fuori tempo massimo, cioè quando si è trattato di sostenere non solo la nomina ma anche tutte le scelte da molto tempo provocatorie nei confronti della città e del consiglio comunale di Claric, Siena Cambia l'ha fatto tutto insieme, ora si accorge no, ma questo forse non è adatto. Allora, distinguiamo il grano dall'olio, cioè non può, se voleva fare qualcosa del genere, intanto Siena Cambia avrebbe convocato una riunione con noi e avrebbe detto facciamo insieme tutti un documento. Loro si fanno il loro documento e dicono allora siccome siamo tutti contro Claric ce lo volete firmare. Cioè, a volte la forma ha carattere sostanziale, come si fa a distinguere chi ha sempre contestato da chi si sveglia dopo la musica? No, abbiamo fatto bene a smascherare il giochino di Siena Cambia e fra l'altro c'ho qui, ora c'ho gli occhiali da lontano, ma vedo che a suo tempo c'era un titolo sui giornali online: Siena Cambia soddisfatta per la nomina di Frigerio, augurio di buon lavoro alla deputazione e al presidente. Questo voleva dire a suo tempo, se credo di non sbagliare, mettere il cappello su una nomina avvenuta in fondazione. Ecco, allora, mentre che Frigerio nel CDA, nella deputazione amministratrice. Quindi dico, cioè, se hanno da fare delle critiche a Claric, per caso l'hanno da fare anche al loro consigliere di fiducia, cioè, non si è mai saputo niente. Saputo della nomina, non si è mai saputo più niente. Qui abbiamo dei consiglieri di fiducia di qualche forza politica e non danno notizie. Abbiamo i designati dal sindaco che si rifiutano non solo di parlare al Consiglio Comunale o di essere ospitati in Commissione Garanzia e Controllo, ma perfino di rispondere al sindaco stesso. Abbiamo un Claric, un presidente, che addirittura mette per scritto urbi et orbi, che non ne vuol sapere niente né di Siena né della politica, evidentemente sporca, né del Consiglio Comunale e quindi della città. Voglio dire, ed ora si sta ad accorgerci che forse c'è qualcosa che non va, ma cioè, è un po' troppo tardi. Sono cose, fra l'altro, mi darai atto, so che ci seguiamo a vicenda, sì. Io circa un paio d'anni che scrivo che di tutto questo di cui ora parla, no? Perché mi pare che non abbia un senso più la fondazione così, non so. No, non solo, ma prendo spunto da un articolo di oggi del sindaco che dice anche io non sono d'accordo col presidente, però non sta a me sfiduciare il presidente. Beh, questo è chiaro, voglio dire, ci sono gli statuti che lo dimostrano, però politicamente la sfiducia, volendo, gliela puoi dare, perché no, riprovando a convocare i designati o comunque mandando loro il messaggio che il presidente non ha più la fiducia dell'istituzione. E comunque anche sfiduciando i propri nominati, o anche, quello lo può fare, nel senso anche lì è una sfiducia formale e politica, non sostanziale, sì. Però ha un senso. Cioè, riconoscendo i propri errori, perché sono stati dei veri e propri errori, però riconoscerli a volte sempre, è sintomo di maturità o è immaturità difenderli a oltranza quando non sono più difendibili. Come non ha senso, a mio avviso, non è molto responsabile neppure la politica di voler chiedere comunque qualche spiccio, quando parlo di qualche milione di euro rispetto al passato, parlo di spicci, alla Fondazione Monte dei Paschi, che
almeno fino all'ultimo esercizio, era in perdita. Non so quest'anno, non so il 2016, ma so che finora è riuscita ad esibirsi nel difficile esercizio di amministrare un patrimonio ben poco rispetto al passato, ma ancora consistente, e tuttavia in perdita. Certo, se è in perdita non può distribuire utili. Se davvero vogliamo bene alla fondazione, dobbiamo chiedergli di patrimonializzare, come dovevamo fare anche in passato su ben altre cifre. Senti Marco, io ho un po' di difficoltà, anche cioè le intervisto via via, le invito eccetera, le inviterò ancora, però a invitare qualcuno del PD per dirgli che cosa succederà in vista delle amministrative, perché mi toccherebbe invitarne 7-8, no? Cioè, sono, per cui parlo molto dell'opposizione, sì, sì. Anche poco fa con il Tucci ho ridato la mia bottarella e dico, quelli dell'opposizione mi sembrano tutti impegnati a mantenere le proprie posizioni, a riconquistare le proprie posizioni future in Consiglio Comunale, anche per come dire, non sparire di scena, e quindi più impegnati al secondo posto, al terzo posto, al quarto posto, che non a cercare di vincere insieme. È brutta questa considerazione, no, è maligna. No, per niente, anzi è la stessa, a volte temendo faccio io stesso. No, è una considerazione non solo giornalistica, ma obiettiva. Solo che io credo che le cose debbano venire naturalmente, non si possono forzare i canapi, come si dice a Siena, anticipare i tempi, forzare decisioni se non sono convinte, cioè... Anche in politica, e poi è uno specchio della vita anche quello, come il palio, le cose devono venire naturalmente. Quando verranno, sono abbastanza ottimista, senza, così, non senza criterio, con qualche fondamento, sono abbastanza ottimista che si riesca questa volta a mettere insieme una o più, certamente una alternativa credibile a questo PD. Poi non sono nemmeno tanto sicuro di comunque vincere, nonostante tutti gli sfracelli combinati dal PD. Le elezioni sono sempre un'incognita. Le elezioni sono un'incognita, e la forza sul territorio del PD, nonostante tutto, sottolineato, credo si mantenga abbastanza alta. Quindi certo. È una battaglia molto difficile. Però io credo che senza che si siano determinati certi meccanismi, certi incastri, che ora purtroppo non posso esplicitare, mi perdoneranno i telespettatori, non si può ancora annunciare alcunché. Ecco. Ma poi l'annunci qui in trasmissione, quando è il momento. Speriamo. Senti Marco, ultima domanda, così come ho fatto a Enrico Tucci, un giudizio, insomma, a fine anno, no? Diciamo, quando si entra poi appunto nel rush finale, sull'operato di Bruno Valentini, che vuole ricandidarsi anche. Sì, io con tutto il rispetto sul piano umano e personale, però sul piano politico il giudizio è pessimo. Fra l'altro sono contento per lui, ma soprattutto per l'istituzione comune di Siena, perché è riuscito ad essere assolto dai problemi giudiziari che aveva maturato nell'esperienza di sindaco a Monteriggioni. Ma magari poteva aspettare anche 10 minuti, dopo essere uscito dal tribunale, a dire allora mi ricandido. Cioè, ha collegato le cose in maniera francamente un poco elegante. Certo è che da dopo questa uscita i contrasti nella maggioranza, che erano latenti o anche evidenti e c'erano sempre stati, si sono acutizzati al massimo. La stessa mozione sull'acqua è un sintomo palese. Quindi, no, ma poi ecco, quindi... questa dicotomia, insomma, questa divaricazione fra il gruppo consigliere di Siena Cambia, che poi diciamo all'esterno dell'associazione politica Siena Attiva, e il PD, è la dimostrazione lampante del fallimento di quel disegno politico che portò all'elezione di Bruno Valentini, che era proprio, diciamo, il rinnovamento che poteva stare su una forza di movimento come era allora Siena Cambia e un PD. No? Valentini si presentò con la promessa ai suoi e alla città che sarebbe stato il nuovo rispetto a Cecuzzi. Si è visto bene, invece è stato in piena continuità. Ora non vorrei che si presentasse qualcun altro o qualcun'altra a dire io sono il nuovo rispetto a Valentini, per cui sono contentissimo se Valentini prosegue e si risottopone al giudizio degli elettori, perché almeno si sa di che si tratta questa volta, se Dio vorrà. Valentini e la sua giunta li ritengo la formazione, la squadra più inconsistente del dopoguerra a Siena, perché altre che ho contrastato anche fortemente, come quelle di Cenni e Cercuzzi, diciamo, hanno avuto una loro caratterizzazione
per me negativa, ma comunque dal punto di vista della concretezza leggermente superiore a questo. Questo è proprio l'insostenibile leggerezza dell'essere. Bella chiusa. Grazie a Marco Falonni. Adesso andiamo all'aggiornamento dalla redazione. Fra l'altro voglio ricordare anch'io che è iniziata questa bella mostra di Elisabetta Rugai ai Magazzini del Sale, Volti di donne, cavalli che corrono, il drappellone dell'agosto 2015. Aggiornamento. Sì, grazie Daniele Della Linea. Apriamo con notizia di ieri sera, apriamo con il traffico in tilt che ha paralizzato le strade cittadine ieri pomeriggio. La tangenziale è rimasta bloccata per ore, ma a bloccarsi sono state anche le strade adiacenti alla tangenziale. Ma veniamo nel dunque. Il tutto è stato causato da un guasto di un camion. Infatti il camion è rimasto fermo sulla corsia di marcia direzione nord a poche centinaia di metri dell'uscita Senacqua Calda per 2 ore. La tangenziale è andata completamente in tilt. Il camion non è neppure riuscito ad accostare, occupando così l'intera carreggiata di marcia. Poi questo è stato rimorchiato finalmente da un altro mezzo pesante intorno alle 17.30, quindi immaginate nel pieno del fermento del traffico cittadino. Continuiamo sempre con la tangenziale, perché sulla Siena Firenze proseguiranno i lavori di ripristino della pavimentazione avviate da ANAS nell'ambito dell'operazione hashtag Bastabuche. Infatti da domani gli interventi interesseranno un altro tratto della carreggiata in direzione Firenze per 3 km in corrispondenza dello svincolo di Monteriggioni. Infatti questo svincolo rimarrà chiuso in uscita in direzione Firenze fino al completamento che sarà previsto il 17 dicembre. Poi veniamo all'ultima notizia, ossia la che è stata inaugurata ieri presso i suggestivi ambienti dei Magazzini del Sale di Palazzo Pubblico l'esposizione Nell'anima di Elisabetta Rugai. Ma noi la sentiamo. Io spero che sappiano accogliere veramente questo messaggio che io mando, proprio di gioia infinita che ho dentro, attraverso questi due piani di lavori, cioè una parte completamente dedicata al palio e ai cavalli e l'altra alla pittura olio e olio con vino. Siena nel cuore, l'abbiamo già detto, io addirittura per la prima volta mi sono trovata, io sono una chiacchierona per natura, mi sono trovata al momento della presentazione del palio senza nemmeno veramente riuscire a spiccicare parola, come si dice, a proferire il verbo, perché proprio l'emozione mi aveva ammutolita. Era questa l'ultima notizia, linea a te Daniele. Bene, allora ultimo ospite qui al tavolo del Bigelli, Ernesto Campanini, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, facciamo l'ultima versione della famosa delibera che ha scompaginato la maggioranza e quindi si è creata sulla delibera sull'acqua, non che sia la nuova, un nuovo raggruppamento, diciamo una maggioranza diversa da quella che sostiene Valentini, trasversale. Sì, è stata votata trasversalmente una buona mozione, una mozione di buon senso, anche Siena Cambia ha votato questa mozione portando un loro emendamento che comunque mi sembrava a noi dell'opposizione buono, quindi abbiamo convenuto che fosse giusto per la città fare questo passo avanti riferendosi naturalmente al contenuto della mozione. Era una mozione di buon senso, quindi credo che sia stato giusto che ci sono state anche forze di maggioranza che hanno visto che finalmente dico che su alcuni contenuti possono benissimo far sì che alcune proposte dell'opposizione vengano portate avanti. Poi quello perché abbiano votato a favore, io spero nella buona fede di Siena Cambia che ha votato a favore, credo abbiano votato sul contenuto. Poi che ci siano altri segnali nascosti o tutto, sinceramente questo a me interessa il giusto. Vedremo nei prossimi mesi come si comporterà alcune parti della maggioranza su altri temi e su altre mozioni. Vedremo di volta in volta. Naturalmente quello che voglio fare io è ragionare appunto sui contenuti, sulle mozioni, su quello che viene riportato in consiglio comunale. No, anche perché mi sembra giusto, perché qui in questo momento ovviamente ognuno sta gonfiando le agende di numeri di telefono, di nomi di aderenti a associazioni, comitati, movimenti e via andare, no? Poi ci sarà un momento in cui però, come dire, questa città avrà il diritto di capire col PD o contro il PD, cioè, perché questo poi sarà il tema politico, no? Perché sennò queste listarelle, associazioncine, movimentini, se decidono di fare, come dire, la stampella, beh.
Allora, io sul discorso delle nascite di numerose associazioni, finte liste civiche, sono alquanto dubbioso, perché spesso sembra un po' di cambiare il nome per poi comunque fare appoggi esterni, indiretti, comunque sia al Partito Democratico. Quindi guardo con sospetto il proliferarsi di numerose associazioni. Si creano un po' quello che succedeva anche nel passato, le famose liste civetta, no? Dove non c'è il nome del partito, però che poi dietro, poi, liste, no, civetta, poi Lecaiolo, la lista civetta, Daniele, proprio non mi sono mai piaciute. Ma poi non mi piacciono soprattutto perché è un po' nascondere la cittadinanza quello che c'è dietro, cioè si cambia il nome, si rispolvera un po' l'etichetta e poi dietro ci sono i soliti nomi che vanno a sostenere comunque il partito che attualmente è di maggioranza, no, il PD. Cosa io lo voglio precisare, te no, giustamente, io invece voglio precisare, legittimo, certo, cioè politicamente legittimo, basta che sia chiaro, anche guarda, anche una settimana prima del voto, che sia chiaro, sì, come sono gli schieramenti. Sì, no? Perché se no, politicamente è tutto legittimo, no, vorrei vedere. Ma dal mio punto di vista è anche legittimo dire che dietro alcune associazioni si nasconde ancora una volta uomini del PD e soprattutto è un po' il cambiare tutto per non cambiare nulla. E questo a me politicamente non piace. È chiaro. Veniamo a una vicenda che ha seguito molto. La vicenda dei rifiuti. Tra l'altro giovedì c'è stata, eri anche tu, no? Fra i diciamo relatori, a Sovicille, convocata dal Comune di Sovicille. Bella iniziativa del sindaco Gugliotti. Sì. Che ha convocato un'assemblea per fare chiarezza su questa cosa dei rifiuti. C'era anche il sindaco, insomma, raccontaci un po', allora, sia gli sviluppi che questa assemblea. Allora, questo consiglio straordinario, per onore del vero, è stato chiesto dalle minoranze, da tutte le minoranze. E il sindaco Gugliotti ha accettato ed è stato fatto questo consiglio straordinario monotematico sui rifiuti, cui rappresenta anche il sindaco di Arezzo, in quanto presidente dell'assemblea dei sindaci del lato sud, quindi dell'area vasta, che c'è anche Siena, Arezzo, Grosseto e la Val di Cornia. Ora al centro dello scandalo su cui indaga la magistratura. Certo, sapete tutti tramite appunto gli organi di stampa che cosa sta succedendo, c'è questa inchiesta del GIP di Firenze che sta indagando appunto sul bando di gara sull'assegnazione. Ci sono degli arresti domiciliari, non voglio entrare troppo dentro nel merito, comunque è già stato detto e ridetto. Però quello che mi preme sottolineare, e quello è venuto fuori anche ieri in questo consiglio straordinario, e sono anche un po' le cose che ho portato io alla cittadinanza di Sovicille, è che il sistema, al di là che sia illegale o legale, questo lo deciderà la magistratura, il sistema della gestione rifiuti attualmente non funziona portando proprio dati alla mano. Siena, che per esempio sul discorso raccolta differenziata, che qui è il punto focale della mancanza di una buona gestione dei rifiuti, Siena attualmente ha il 39% di raccolta differenziata e ha il record negativo di tutto il centro Italia per la diminuzione di raccolta differenziata. Faccio per far capire agli spettatori, dal 2010 al 2014 Siena ha diminuito del 2,6% la raccolta differenziata. Non è andata avanti, è andata indietro. Questa è una cosa incredibile, perché poi ci sono leggi nazionali ed europee che ti danno degli standard da raggiungere. Ogni anno si dovrebbe alzare la soglia, nel 2009 era per esempio il 50%, fino ad arrivare al 65% del 2015. Siena, compreso Grosseto e Arezzo, ha mancato tutti questi obiettivi. Oltretutto Grosseto ha il 30%, Arezzo ha il 31%. E perché sta succedendo questa mancanza di raggiungimento di obiettivi per raccolta differenziata? Perché qui è il sistema perverso. Il sistema perverso è che le convenzioni che facciamo noi con gli inceneritori per funzionare hanno bisogno di carta e plastica. E quindi che succede? Si dice al cittadino fate la raccolta differenziata perché altrimenti prendiamo le multe dallo Stato e dalla Comunità Europea. Però non la facciamo troppa, altrimenti gli inceneritori di Scarlino, di Poggi Bonzi non funzionano. Finché non si rompe questo meccanismo e si va con la raccolta porta a porta, si va alla produzione di meno rifiuti pro capite, altrimenti continueremo con queste cifre. Quindi che significa anche diseconomie che poi si ritrovano in bolletta. Esatto, perché poi chi paga questo meccanismo poi è il cittadino. Non è che è un discorso solo ambientalista, non perché non sia importante l'ambiente, perché c'è un discorso anche di emissioni e tutto, ma qui c'è un discorso anche economico.
noi non raggiungiamo degli obiettivi, paghiamo delle penali e poi tra l'altro è dimostrato da tutte le ricerche scientifiche che più si fa raccolta differenziata, meno si paga in bolletta. Ecco, il meccanismo di incentivare gli inceneritori è un meccanismo che va assolutamente cambiato e va cambiato non solo nel lato sud, che a mio parere va rivisto proprio e non bisogna più pensare a delle aree vaste, ma alle aree piccole, subprovinciali, con dei piccoli meccanismi anche per avvicinare il cittadino alla gestione, che è tutto l'opposto di quello che sta dicendo il governatore Rossi, ovvero di andare a un'area vasta regionale, di cui io sono assolutamente contrario, ma sono anche assolutamente contrario al lato sud, quindi no a Grosseto insieme a Siena, Piombino e Arezzo, ma creare una zona subprovinciale, smetterla con le scatole cinesi di lato sud, che all'interno c'è SEI, che all'interno c'è Sena Ambiente e che all'interno ci sono i soci privati, che voglio ricordare, il privato fa il privato e vuole fare il profitto. E in questi settori, come nell'acqua, a proposito dell'acqua, il privato, il profitto, dove lo crea? Lo crea nella bolletta. È così, molto chiaro. Ringrazio Ernesto Campanini di essere stato con noi. Adesso l'inchiesta di Simona Sassetti. È arrivato il Natale anche a Siena, luci e addobbi. Si respira proprio aria di festa in tutte le vie e in tutti gli angoli di Siena. In realtà non proprio in tutte, perché in via Montanini gli alberi sono stati già rubati e prima ancora di essere accesi, neanche il gusto di addobbare i propri negozi, anche perché via Montanini da sempre è una delle strade più attente a tutte le iniziative. I commercianti sono sempre stati pronti anche a spendere qualcosa in più. Quest'anno avevano addirittura scelto di noleggiare due alberi di Natale per ogni vetrina, illuminati ognuno da qualche centinaio di piccole luci a LED attaccate ad un impianto elettrico che corre lungo tutta la via. Impianto che ha subito anche il rischio di essere danneggiato dopo il furto agli alberi. I ladri, per portare via gli alberi, hanno strappato i fili elettrici. Ma sentiamo Mara Boscarini, presidente dell'Associazione dei Commercianti di via Montanini, che ha sporto denuncia per quanto avvenuto, richiedendo anche la possibilità di visionare le numerose telecamere che sono nella via, appartenenti sia a banche che a privati. Insomma, il Natale è proprio iniziato male in quella via. I ladri, questo non è un furto, non si tratta di rubare per avere un guadagno, questi sono degli incivili che distruggono qualcosa di bello che si riesce a montare nella strada a spese nostre, autofinanziando tutto, impiegando tempo nostro rubato al lavoro per rendere piacevole la passeggiata in città. Questo lavoro che noi abbiamo fatto in via Montanini, altri colleghi lo stanno facendo, l'hanno fatto nelle altre strade, tutto questo per creare un clima natalizio, per creare una situazione piacevole in quella che noi consideriamo un po' un pezzo di casa nostra, perché la strada è come se fosse casa nostra, non solo per noi commercianti che viviamo sulla strada, ma anche per i cittadini. Siena è talmente piccola, siamo veramente quattro gatti, 50.000 persone sono un quartiere di Roma, che non si riesca a vivere civilmente, a mantenere qualcosa fatto in una pubblica via, mi sembra persino impossibile. Mi sembra veramente impossibile. Il primo alberino se lo sono rubato, filo compreso di luci, strappando tutto, la sera prima, il 30 sera. Stamattina siamo arrivati dopo l'accensione ufficiale del 1° di dicembre e ne mancano 7-8. Il problema non è tanto l'albero, va bene, andiamo, si riprende qualche albero e si rimette qualche albero, è il danno che fanno perché strappano tutti i fili. Alcuni alberi sono stati ritrovati in fondo giù alle lupe, quindi nemmeno da dire che rubano l'albero per portarlo a casa perché non hanno soldi per comprarlo. Potrebbero venire a fare una colletta, gli si dà i soldi per comprarsi l'alberino per casa, se proprio non hanno nemmeno i soldi per comprarsi un albero, ma non è questo il problema, perché vengono strappati, trascinati via e abbandonati. È veramente solo una questione di inciviltà. Allora, sto andando in questo momento a fare denuncia presso i carabinieri, perché come presidente dell'associazione come minimo faccio denuncia contro i ignoti, dopodiché chiederò che vengano visionate le telecamere del Monte dei Paschi, dei vari negozi che ne sono muniti, chiederò che venga intensificata la vigilanza e in ultima analisi, se va avanti così, chiamo un camion, faccio ristaccare tutto quanto, faccio portare via tutto e Natale questa strada sarà al buio, visto
visto che la pubblica illuminazione tra l'altro è poco più di un lumino da cimitero, noi faremo il Natale al buio. Quindi o qualcuno si prende la responsabilità di aumentare la vigilanza, di fare qualcosa, lo capisco che contro, ripeto, l'inciviltà di ignoti vigliacchi che si nascondono per fare danni e basta, non si può fare molto, ma almeno intensificare la vigilanza, almeno mettere qualche telecamera in più. Qui ci sono parecchie banche, almeno le banche ce l'avranno, le telecamere. Ci sono parecchi negozi che sono muniti di telecamere. Io spero tanto che da quei filmati non si veda chi è stato, perché se si vede chi è stato, veramente la denuncia diventa pesante. Tutti i commercianti del centro pagano la vigilanza. È un deterrente perché passa la Volpe, passa il Globo, passano su diverse compagnie, però è chiaro che è solo un deterrente, qui la vigilanza ci vuole ad altri livelli e soprattutto mettiamo telecamere, perché ormai si vive in un mondo, e ve lo dice una che ha subito due furti in casa, il taglio della cassaforte, lo sfascio del negozio due volte, si vive in un mondo in cui sinceramente sicuri non si è più. Quindi l'unico modo per essere un po' più tranquilli è vigilare e mettere telecamere. E io da cittadina chiedo più vigilanza, perché questa storia di Siena città sicura è semplicemente uno slogan, perché sicura no, a me Siena città sicura non me lo dovete dire. Questa è la situazione, ma noi non ci siamo voluti dimenticare delle proposte di Cinzia Iafisco e Massimiliano Notari Stefano, che intanto in settimana hanno organizzato una raccolta firme per promuovere una città più sicura. Comunque stanno firmando tutte le persone di Siena, dei dintorni, a prescindere dal colore politico, non abbiamo una cosa politica, cioè questo è libero a tutti i cittadini, liberi pensanti che siano, comunque, firma chiunque voglia firmare. Sì, la petizione sta andando bene, petizione raccolte firme, già molte persone si sono firmate e si stanno interessando a questa iniziativa e noi siamo contenti di poter fare qualcosa per la città, quindi speriamo di poter sensibilizzare un po' tutta la popolazione, magari faremo anche altri banchetti. Poi l'11 dicembre ci sarà anche la riunione cittadina pubblica in Viale Rosi, in Via Rosi e Viale Coselli, quindi sono invitati tutti, veramente tutti, a partecipare. Bene, qui vediamo c'è anche la bufala, a Siena ne abbiamo tante, ci hanno abituato alle bufale negli anni della Siena da bere. Andiamo avanti, la pagina sport. Tutto pronto per l'ultima gara del girone di andata del campionato di volley di Serie A2. Domani alle 18, Emavillas Siena ospiterà al Palestra Aversa, una delle squadre più in forma del campionato ed anche una delle sorprese del torneo. Dopo la sconfitta con Alessano, i senesi sono chiamati ad un pronto riscatto. Il direttore sportivo, Fabio Mechini. E Aversa in questo momento è la squadra forse più difficoltosa da affrontare. Se guardiamo il calendario, viene da 6 vittorie consecutive, ha vinto le prime due gare, ha perso le prime due gare contro Tuscania e Castellana Rotte e poi ha vinto 6 partite consecutive, per cui è un momento di forma eccezionale, di entusiasmo, la neopromossa chiaramente non poteva credere di più sicuramente. E noi abbiamo, sì, la sconfitta c'è stata, archiviata totalmente, non se ne parla assolutamente più. L'importante è uscire da questa partita di Alessano. Sapevamo le difficoltà di quella partita e le abbiamo appunto riscontrate, e dalle sconfitte di imparare le cose che giustamente ci sono mancate o abbiamo fatto meno bene. In settimana i ragazzi stanno lavorando per sopperire a queste lacune, che poi purtroppo a vedere la partita, a vedere i numeri, la partita soprattutto, la partita sta giocata anche bene nel complesso, è che purtroppo abbiamo mancato di lucidità e di sicurezza in alcuni frangenti. In quei due frangenti, mi riferisco al primo e al quarto set, magari ci sono costati punti importanti e poi chiaramente la vittoria anche finale. Bisogna essere bravi chiaramente a trovare lucidità nei momenti importanti. E la partita di domenica è importantissima, è inutile negarlo, e è importante per la classifica, è importante per la fine di una andata e di conseguenza per la Coppa Italia, è importante per il nostro vivere quotidiano, quella per la settimana, eccetera, per cui abbiamo delle partite ravvicinate anche successivamente settimana, tra mercoledì e domenica, per cui ecco, con la Aversa ci vuole sicuramente la migliore Mavillas.
La Mezzana ha ultimato la preparazione in vista della trasferta di domani con Ferentino, palla 2 alle ore 18 e cronaca diretta in esclusiva su Radio Siena TV. Sarà una settimana intensa per i biancoverdi che poi giovedì 8 affronteranno Eurobasket Roma e domenica 11 Trapani. Il punto del direttore sportivo Marruganti. In questi giorni ho fatto un plauso alla squadra in senso generale, nel senso mi riferisco ai giocatori ma anche all'allenatore, a tutto lo staff, perché fino ad oggi hanno fatto sicuramente un lavoro eccellente. Sai, dopo una sconfitta in casa si fa male perché comunque rimane sempre un po' d'amarezza, però è vero che adesso abbiamo chiuso una settimana terribile con 3 partite in 8 giorni, vincendone 2 malgrado l'infortunio di Alessandro, che ovviamente pesa molto nell'economia del nostro gioco, però indubbiamente questa prima parte è stata una parte positiva. È chiaro, non dobbiamo accontentarci, siamo una squadra che ha grandi margini di miglioramento, una squadra giovane che deve lavorare, che sicuramente lavora tanto e bene con questo staff tecnico, e ovviamente ci aspettiamo che ci siano anche dei miglioramenti perché siamo solo a un terzo di stagione, quindi abbiamo davanti a noi ancora tanto da fare. Si inaugura con il derby di lunedì sera a posticipo della 16ª giornata alle 20:45 all'Artemio Franchi contro la Lucchese, un trittico di gare importantissimo per la Roburziena. Potrebbero essere infatti le 3 partite di lunedì, dell'8 dicembre con la Viterbese e dell'11 dicembre con l'Olbia, a tracciare il futuro della stagione bianconera. Confermato il 3-5-2, confermate le assenze di Terigi e Panariello in difesa, di Gentile a centrocampo e di Ventre in attacco. Giovanni Colella. Magari decisiva per la stagione, esagerata, però sicuramente importante perché l'esperienza dei tornei a 20 squadre mi porta a dire che le settimane così verso fine del giro di andata con 3 impegni sono importanti, bisogna cercare di passare bene questo step. Bene, adesso siamo arrivati davvero proprio in fondo, lanciamo la cartolina di chiusura consueta di Raffaella Zelia Ruscitto. La parola referendum la pronunciamo solo in fondo per dire votare, è sempre bello. La cartolina di chiusura di Raffaella Zelia Ruscitto, ci rivediamo sabato. Parliamo di banca. Dopo diverse giornate con un segno nettamente negativo, l'altalena del titolo MPS comincia a dare anche qualche segnale positivo e ci fa ben sperare. L'operazione di conversione dei subordinati è conclusa, è cominciata lunedì e finita oggi, e la banca ha dichiarato di aver raccolto oltre 1 miliardo di nuovo capitale. Questo, diciamo, anche questo ci fa ben sperare e sicuramente ci lascia capire che comunque la crisi della banca non è passata e non passerà neanche dopo il 4 dicembre, qualunque sia l'esito referendario. A dirlo e a sostenerlo sono gli analisti della Royal Bank of Canada, che precisano che l'esito referendario è sostanzialmente indifferente al destino della banca. Quello che conta davvero è il piano di risanamento e come viene attuato. E mentre la Di Morelli devolve 200.000 euro del suo emolumento annuo al fondo di solidarietà della banca, il CDA si è riunito e c'è stato tutta la notte fino al punto di decidere di escludere l'ibrido Fresh dalla conversione. Chissà se tutto questo Luca Lotti lo sa. Chissà se il sottosegretario alla presidenza del Consiglio e fidatissimo di Renzi, venuto a Siena per sostenere le ragioni del sì al referendum, è informato su quanto accade a Siena, alla sua banca, alla sua fondazione. Pare di no, e pare che la stessa linea la segua Renzi, che parecchio impegnato in queste settimane a sostenere la campagna referendaria, non ha avuto mai un accenno nei confronti dei destini di una delle banche più importanti d'Italia. Però Luca Lotti chiama proprio lui a
spiegare che cosa è successo alla Banca Monte dei Paschi e quali sono le responsabilità politiche. Infatti, a chi glielo ha domandato, lui ha risposto facendo spallucce: chiedetelo a Renzi. Beh, noi a Renzi, insomma, è un po' difficile che andiamo direttamente lì a chiederglielo, però possiamo, per esempio, girare questa domanda al consigliere regionale Stefano Scaramelli, il quale conosce molto bene Renzi, ci parla, sembra sia stato addirittura promosso sul campo suo referente per quanto riguarda la provincia di Siena. Lui sicuramente, se non sa proprio tutto, può farsi spiegare qualcosa da Renzi e poi magari riferirlo a tutti i senesi. Fondazione, c'è una battaglia aperta ormai con il presidente Klaric. Oggi è intervenuto il sindaco in risposta ai sindacati, dicendo che sostanzialmente lui si è opposto in qualche maniera a questo modo di parlare autoreferenziale di Klaric, ma certo non ha il potere di sfiduciarlo, quindi tutto resta com'è, anche perché nei prossimi giorni, molto velocemente, si dovrà dare il via all'aumento di capitale, la fondazione dovrà coprire quel poco che gli compete e probabilmente andrà rivisto anche tutto il carrozzone che ormai non è più giustificato dal capitale che viene gestito, e forse è il momento giusto anche per riesaminare il rapporto della fondazione con la banca. Ci sarebbe veramente tanto da dire, vorrei tanto dire molte cose con riferimento alla vicenda Sei Toscana, piuttosto che alla spaccatura ormai evidente tra la maggioranza in consiglio comunale e Siena Attiva, che ha votato con le minoranze un emendamento molto importante sul diritto dell'accesso all'acqua e all'utilizzo dell'acqua pubblica. Ma quello che mi preme in questo momento di dire è: buona domenica di voto a tutti. L'invito che faccio è quello di andare a votare, di non impigrirsi, di non giustificarsi dicendo che questo voto tanto comunque sia non cambierà niente. È un'occasione importante di partecipazione, comunque sia e comunque vada. E io mi auguro che tutti coloro che andranno a votare, spero veramente che siano tantissimi, lo facciano con la consapevolezza che nelle loro mani c'è il futuro non solo loro, ma anche dei loro figli e dei loro nipoti, e che il cielo ci guardi.